siamo con Enza Blundo, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. È appena finito l'incontro con gli altri candidati qui in Piazza Duomo, nella tenso struttura di Piazza Duomo. Enza, com'è andato questo incontro-scontro secondo te? Ma in alcuni aspetti è andato abbastanza bene, perché comunque ciascuno ha potuto esporre la sua posizione. C'è stata un po' di polemica finale e insomma non adatta, perché comunque non era quello che veniva chiesto dall'assemblea cittadina. Io credo che è sempre importante poter confrontare le proprie posizioni, e riconosco che in alcuni degli altri candidati sindaco ci sono degli aspetti validi e positivi. E penso che un discorso di collaborazione a livello di saper interloquire con gli altri sia importante. In questo senso, per esempio, ho detto il sì all'ultima domanda che è stata posta, se si risulta vincitori, se si dà spazio anche agli altri candidati sindaco. Credo che ciascuno di loro può avere delle valenze positive. Questo non significa sottoscrivere assolutamente la loro linea di partiti o dare un appoggio al partito. Si tratta di una capacità di collaborazione con le persone. Ecco, che cosa è emerso da questo incontro, a parte la collaborazione possibile a cui lei ha aperto? Qual è secondo lei il dato che emerge, l'emergenza magari su cui siete tutti d'accordo più o meno? Ma io credo che un aspetto che ci accomuna un po' tutti è il discorso della partecipazione, alla fine abbiamo capito, e questo è consolante, perché chiunque fosse il vincitore, a questo punto la cittadinanza dovrebbe esigere la partecipazione, anche se per alcuni dei candidati sindaco mi è sembrata un po' troppo parziale e non piena e coinvolgente del tutto come quella che propone il 5 Stelle, però in grandi linee c'è in tutti la volontà di far partecipare la cittadinanza, quindi credo che almeno questo andrà preteso. Un altro aspetto che ho notato abbastanza una costante è quello del rispetto del regolamento dell'articolo 58 e il fatto che non sia il comune del tutto a poter garantire il permanere di queste case fatte in provvisorietà. Noi riteniamo, e ripeto, la possibilità di supportare in qualche modo almeno le persone oneste che ne hanno davvero bisogno e che hanno rispettato i regolamenti minimi della loro costruzione, nelle nostre possibilità lo faremo. Non promettiamo grandi cose, perché non ci mettiamo a fare promesse elettorali di nessun tipo, diciamo solo il nostro punto di vista. Ora ci aspettiamo che chiaramente anche in questo siano tutelati i cittadini qualora ne hanno bisogno. Ecco, che cosa le ha detto Beppe Grillo dopo, se vi siete sentiti, dopo l'incontro a quell'Aquila di qualche giorno fa con la presentazione ufficiale delle liste? Oh, guarda, la cosa che ha ribadito con forza è di non appoggiare alcuna lista, ma su questo noi siamo abbastanza concordi, infatti non daremo un appoggio ufficiale a nessuna delle liste anche in caso di ballottaggio. Sicuramente poi ogni cittadino, ogni membro del Movimento 5 Stelle si sentirà libero di fare come meglio crede, chi vuole astenersi o chi vuole, comunque nell'assoluta libertà. Noi non daremo appoggio a nessuno, insomma, su questo sì. E poi ci ha raccomandato anche il fatto di mantenere ferma la posizione del Movimento 5 Stelle, che è quella della trasparenza e del adoperarci fino in fondo in qualunque situazione si sarà, anche solo come unico consigliere, per tenere informata la cittadinanza di quanto accade all'interno del futuro comune.